La parola all'avvocato Claudio Gian Giacomo della sezione italiana IALANA, un'associazione internazionale contro le armi nucleari, che ci ha assistito nel deposito della denuncia e che entrerà nel merito dell'azione legale. Per rispondere alle domande dei giornalisti interverranno l'avvocato Ugo Giannangeli, portavoce dei 22 denuncianti, e Joachim Lau, tra i fondatori di IALANA Italia e nostro avvocato delegato. Gian Giacomo e Lau interverranno da remoto, operando essi a Roma e a Firenze. Per questo ringraziamo anche gli attivisti di Donne e Uomini contro la guerra di Brescia e le conformazioni ARCI di Como per aver reso possibile tecnicamente il collegamento. Abbiamo scelto di depositare questa denuncia proprio oggi, 2 ottobre, nella giornata internazionale della non violenza introdotta nel 2007 dalle Nazioni Unite per consacrare il giorno della nascita di Gandhi, poiché la nostra azione ci sembra coerente con questa impostazione. Come nasce questa avventura? Alcuni di noi, partecipando ad un webinar sul disarmo promosso nel 2020 dal coordinamento nord di Pax Christi, furono colpiti dall'affermazione dell'avvocato Lau sulla possibilità di dimostrare la illegalità della presenza di armi nucleari in Italia. Egli parlava di illegalità e non solo di immoralità o illegittimità etica del possesso e dell'uso di queste armi di distruzione di massa. Così decidemmo di approfondire, sia perché la ricerca della verità è la prima caratteristica di un'azione non violenta, sia perché erano davanti ai nostri occhi gli aumentati rischi connessi alle armi nucleari per l'incessante innovazione tecnica dei loro vettori e per l'affidamento crescente all'intelligenza artificiale nei sistemi di allarme e attivazione di queste armi. Ci organizzammo e 22 associazioni commissionarono a IALANA Italia lo studio sull'argomento e ne sostennero i costi relativi. Alcune associazioni erano di Varese, ovviamente da dove vengo, e in particolare Abbasso la Guerra, la sezione di Greenpeace di Varese e di Emergency di Varese ed altri, alcuni di Brescia, ad esempio Donne e Uomini contro la Guerra di Brescia, alcune nazionali, ad esempio Laudato Si, un'alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale, Peace Link, Presenza ed altri. L'incarico fu dato agli avvocati il 1 settembre del 2021 e lo studio fu terminato il 31 marzo del 2022. L'esito dello studio dimostrava l'illegalità della presenza sul territorio italiano delle armi nucleari. Non potevamo dunque rimanere inermi. Il primo obiettivo è stato quello di pubblicarne il testo, di divulgarne i contenuti ove possibile. La stampa del libro, parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia, che abbiamo qua, è avvenuta tramite la casa editrice Multimage. Presentato in diverse città, la prima volta a Roma, all'interno del Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza, nel giugno del 2022, il testo ha suscitato un grande interesse. Avanzava in noi la necessità di non fermarsi e di chiedere alla magistratura di indagare ed eventualmente sanzionare le responsabilità di questa presenza. Eravamo di fronte a una notizia criminis e da cittadini responsabili ed amanti dell'umanità tutta, della giustizia, della dignità di ogni creatura, non potevamo voltarci dall'altra parte. Iniziamo allora a raccogliere le disponibilità a sottoscrivere la denuncia e quella degli avvocati a rappresentarci. E oggi, 2 ottobre, questa è stata trasmessa, per dire la verità, è in trasmissione verso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. La denuncia è sottoscritta a livello individuale da 22 esponenti di associazioni pacifiste e antimilitariste. Abbasso la Guerra, Donne e Uomini contro la Guerra, Associazione Papa Giovanni XXIII, Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, Tavolo della Pace Friuli Venezia Giulia, Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale, Pax Christi, Presenza, WILF,
Centro Sociale 28 Maggio, Coordinamento Notriv e singoli cittadini. Alcune di queste associazioni condividono collettivamente i contenuti di questa iniziativa. Tra i denuncianti, docenti universitari, avvocati, medici, saggisti, volontari, educatori, casalinghe, pensionati, padri comboniani. Alcuni di loro sono molto conosciuti come Monio Vadia e padre Alex Zanotelli. L'inizio dello studio sulla legalità o meno della presenza delle armi nucleari sui nostri territori è avvenuto, come avete visto, prima dell'apertura della seconda fase del conflitto russo-ucraino e dunque delle minacce esplicite di utilizzo delle armi nucleari da parte russa, ma anche statunitense e NATO. Questo non ha fatto che rendere più critico il rischio nucleare che già in presenza il bollettino degli scienziati atomici americani aveva qualificato mai così vicino all'Armageddon, e ora siamo a soli 90 secondi dalla mezzanotte. Questo conferma l'importanza della nostra iniziativa. Tutti noi abbiamo partecipato a campagne a sostegno della necessità che il governo firmi e ratifichi il trattato di proibizione delle armi nucleari, supportando l'iniziativa di ICAN o ICAN a livello internazionale, la campagna Italia Ripensaci e altre iniziative con lo stesso fine. Purtroppo l'ostilità della NATO nei confronti del trattato di proibizione, approvato da 122 paesi su 193 all'Assemblea dell'ONU del luglio del 2017, è diventato operativo dal gennaio 2021, e la sordità dei 6 governi italiani che si sono succeduti dal 2016 ne hanno finora impedito la ratifica. Se l'Italia ratificasse il trattato di proibizione, le armi nucleari dispiegate a Ghedi ed Aviano dovrebbero tornare rapidamente negli Stati Uniti, mentre ora, sullo strumento della politica nucleare della NATO, definita in prima istanza dal gruppo di pianificazione nucleare, nel quale sono presenti con potere di veto tutti i membri e sono inserite nella cosiddetta condivisione nucleare, che coinvolge, oltre che l'Italia, altri paesi non nucleari, Belgio, Germania, Olanda e Turchia, nonostante tutti si fossero impegnati, secondo il trattato di non proliferazione, a non ricevere da alcuno armi nucleari. Purtroppo, al momento, questa disponibilità del nostro paese verso il trattato di proibizione non esiste. E questo acuisce anche l'altro problema, cioè quello della presenza di armi nucleari americane sul nostro territorio. In Italia sono 2 le aerobasi che ospitano questi ordigni di distruzione di massa: Ghedi, dove siamo, e Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Il dispiegamento dei cacciabombardieri stealth e netcentrici F-35, che sta avvenendo in entrambe, e l'arrivo delle nuove bombe tecnologicamente più evolute e pericolose, B-61-12, che hanno potere esplosivo anche 3,5 volte le bombe di Hiroshima e Nagasaki, rendono la situazione ancora più critica. Intanto i nostri piloti si stanno già esercitando per condurre azioni di guerra nucleare. Questa presenza ci espone ad essere bersagli nucleari. Secondo uno studio di Greenpeace, esplosioni nucleari qui a Ghedi potrebbero causare, in Lombardia ovviamente, tra i 2 e i 10 milioni di morti. Ciò che però è ancora più inaccettabile è che queste armi di sterminio potrebbero essere usate a partire dai nostri territori, su nostri aerei, con nostri piloti, per portare la devastazione atomica ad altri popoli. E questo pesa sulla nostra responsabilità di cittadini e di uomini. Non possiamo permetterlo. Le armi nucleari sono immorali, sono eticamente inaccettabili. La loro presenza in Italia è illegale. Dobbiamo agire ora con tutti i mezzi non violenti per eliminarle. Il tempo a disposizione è poco. Concludo dicendo che questa nostra azione legale non è pensata in alternativa ad altre iniziative per il disarmo nucleare, che noi speriamo invece di contribuire a moltiplicare. Si stanno manifestando in questo periodo molte proposte ed idee per agire contro la guerra, contro la produzione, l'esportazione o la cessione di armi, contro l'inaccettabile aumento della spesa militare, contro concetti strategici offensivi
e le alleanze che ne sono portatrici, basi e poligoni militari, ma anche per la pace, per i diritti umani e quello dei popoli. Noi ne citeremo solo una, quella che proprio qui a Ghedi vedrà la mobilitazione anche di sindacati di base il 21 di ottobre, auspicando che tra i suoi obiettivi vi siano la proibizione delle armi nucleari e la loro rimozione. Dovrei lasciare la parola ora all'avvocato Claudio Gian Giacomo, che spero abbia terminato la trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma. Eventualmente parlerà al suo posto Ugo Giannangeli, se è d'accordo. Alla fine della conferenza stampa saranno consegnati ai giornalisti presenti il comunicato stampa, il testo della denuncia, una sintesi della denuncia e il libro Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia. Molte grazie. Allora, la denuncia è stata depositata formalmente alle 9.44 di questa mattina, abbiamo anche un numero di protocollo che è 42.90.27 del 2023 e quindi attualmente diciamo che il procedimento è partito, ora dovrà essere assegnato a un procuratore dal capo della procura e poi noi seguiremo attentamente sia i suoi, le sue attività. Questo, come abbiamo detto, noi una volta che si fa la denuncia tutto passa nelle mani della procura, che può decidere se e come partire, ma noi vigileremo e staremo diciamo col fiato sul collo del procuratore che si muoverà. Come diceva Elio prima, nasce tutto da uno studio che è stato fatto, un lungo studio che parte poi da, se vogliamo, anche da lontano, da un'azione che l'avvocato Lau fece tanti anni fa nel 96 per far dichiarare formalmente che l'uso e la minaccia delle armi nucleari sono un crimine internazionale, perché non è che nasce oggi la criminalità delle armi nucleari, lo sono fin dal primo uso che ne è stato fatto, era già un uso criminale perché era un'arma che comunque non discriminava e creava un danno ingiustificato alla popolazione civile. Già il primo uso a Hiroshima può essere considerato un crimine contro l'umanità e i responsabili dovranno essere processati per questo fatto. La presenza in Italia è ovviamente poi ancora più grave, cioè grave dell'uso no sicuramente, è grave sicuramente perché l'Italia già nell'accordo del Trattato di Pace di Parigi si è impegnata a non avere armi nucleari. Impegno ribadito poi nel Trattato di Non Proliferazione successivamente, quindi come paese non nucleare non può e non deve avere armi. E poi dalla normativa interna, la denuncia infatti si configura così, fra un quadro della normativa internazionale, partendo ovviamente dalla dimostrazione e dagli elementi che possono dimostrare che in Italia sono presenti. Noi sappiamo che questa cosa, perché è un segreto di Pulcinella, perché tutti sappiamo, non è mai stata comunque formalmente e esplicitamente ammessa dal governo italiano, chiunque ne sia stato alla direzione e alla presidenza. Però che a Ghedi e ad Aviano siano presenti ce lo confermano tantissime fonti sia nazionali che internazionali e persino un documento che è stato per un brevissimo periodo pubblicato proprio dalle forze americane e poi scomparso dai radar, diciamo, però che comunque confermava questa presenza. La presenza in Italia è sicuramente illegittima sul piano internazionale, ma lo è anche sul piano nazionale, perché alcune norme, proprio il testo unico di pubblica sicurezza, come anche la legge armi 185-90, prevedono che non possa mai essere autorizzata l'importazione, stazione, detenzione, il transito delle armi nucleari, se non poi con una brevissima e piccolissima eccezione per il solo transito temporaneo per attività degli alleati. Da noi sono presenti ormai da 50 anni sul territorio italiano e in questo periodo
si sta anche procedendo al rinnovo.